Corna bicorna. Quando era piccolo, Pietro non voleva mai mangiare la minestra e faceva un sacco di capricci. Faceva i capricci con la mamma. Pietro, mangia la minestra! No, non voglio! Faceva i capricci con la nonna. Pietro, mangia la minestra! No, non voglio! Faceva i capricci con il nonno. Pietro, mangia la minestra! No, non voglio! Faceva i capricci con il papà. Pietro, mangia la minestra! No, non voglio! I capricci peggiori li faceva con il suo papà, peggio che con tutto il resto della famiglia. Ma tu non lo sai cosa succede ai bambini che non vogliono mangiare la minestra? No, non lo so. A mezzanotte la strega Corna Bicorna va a trovarli nella loro camera e gli fa così tanta paura che il giorno dopo non solo mangiano tutta la minestra, ma mandano giù anche la zuppiera. Non mi interessa, io non credo alle streghe. E così regolarmente Pietro si ritrovava a letto con la pancia vuota. Una notte però successe una cosa strana, davvero strana. Nella camera di Pietro la porta dell'armadio si socchiuse con un terribile cigolio. Pietro accese la luce del comodino. Era brutta, puzzava e aveva peli sul mento. Si chiamava Corna Bicorna. Allora, piccolo moccioso, non vuoi mangiare la minestra? No, non voglio. E tu sai cosa gli faccio io agli sbruffoni come te? Sì, papà me l'ha detto, ma io me ne infischio. E poi io non ho paura e puzzi. Cosa? Sei grassa. Cosa? Hai il naso lungo. Cosa? Corna Bicorna era furiosa. Così furiosa che afferrò la coperta, la divorò e cominciò a crescere, fino a che la testa non toccò il soffitto. Allora, moscerino con gli occhiali, ti faccio paura adesso? No, puzzi di gruviera. Cosa? Puzzi di gorgonzola stagionato. Cosa? Puzzi come i calzini di mio papà. Cosa? Corna Bicorna diventò verde di rabbia e continuò a crescere fino a sfondare il soffitto. Arrivata al tetto, cominciò a mangiare le tegole. Allora, cacchina di formica, ti faccio paura adesso? No, hai un gran sederone. Cosa? Una linguaccia da vecchia vipera. Cosa? Un naso pieno di vermi. Cosa? A quel punto Corna Bicorna diventò paonazza e continuò a crescere, e arrivò fino alle nuvole e slarp! Se le mangiò come zucchero filato. Poi si chinò su Pietro e cercò di prendergli il suo coniglietto, ma Pietro le disse: «Ferma, strega! Il mio coniglietto no! No!» «Sei meno impertinente adesso! Bene, e se non mangi la minestra, io mi mangio il tuo coniglietto!» «Ma strega, ho nascosto il cucchiaio!» «Dove l'hai nascosto?» «In fondo al calzino e non riesco più a prenderlo!» «C'è bisogno di qualcuno molto piccolo per acchiapparlo!» «Piccolo? Per tutti i calderoni! D'accordo, vado io!» Corna Bicorna cominciò a rimpicciolire. «Non vedo niente! Deve essere proprio
non mi scapperà! Parola di strega! Vediamo un po'. È tutto buio là dentro. Ma per la miseriaccia, dove si è infilato questo cucchiaio? Un po' più in fondo, strega! Ancora più in fondo? Non vedo niente! E poi c'è una puzza terribile qui dentro! Ehi, cos'è questo terremoto? È solo uno spiffero! Buonanotte, corna bicorna! Pietro tornò a letto e il giorno dopo... Pietro, mangia la minestra! No, non voglio!